che ce la faremo. Ecco qua. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Double news del martedì, del lunedì, scusate, sì, sei già avanti. Sì, perché no, ormai lui vive solo di martedì e giovedì. Ma mi sembra giusto. Ma scusate, abbiamo qua Mauro Moro e vuoi non parlare dei due buoi e della peli swing del martedì? Sì, ma sono tutti lapsus freudiani, ci parleresti qua. Freudiani, assolutamente, infatti. Bene ragazzi, siamo al 7 di settembre, quasi finito l'anno, tenetevi buoni, prenotate per Capodanno dove volete farlo. Buongiorno, cari. Allora questa mattina non fa freddissimo, devo dire che la temperatura è piuttosto piacevole, nella notte ha piovuto 18 gradi. Ecco, è coperto, ma i 18 gradi sono un buon viatico per la giornata, là. Può darsi che settembre resista ancora, si dà ancora qualche giornata. Ma speriamo. Ma so che sicuramente martedì sera e giovedì sera, male che vada, sarà un successo. Quello certo, il tempo quello meraviglioso. Certo. Quello come tutta l'estate, d'altra parte. Ma come tutta l'estate, il martedì e giovedì sono stati perfetti. Allora, parliamo un attimo di Aperi Swing. Allora, un'idea che ci è venuta in tarda primavera. In tarda primavera. Abbiamo combattuto tutte le battaglie possibili e immaginabili del mondo, ma poi insomma ora possiamo che è stata una bella avventura estiva. Noi ci siamo divertiti, ma dall'affluenza direi anche dalle persone che sono tornate, i clienti alessandrini, abbiamo forse fatto ad Alessandria qualcosa che non c'era. Sì, direi che sì. Certo, tante persone, come dicevo con Riccardo l'altro giorno, sono tornate 2-3 volte, cioè chi ci aveva provato. E beh, perché molti si sono trovati bene, gli è piaciuto. E ho notato anche che è venuta gente anche diciamo di un'età che non ti aspetti, no? No, ma i trentenni. Diciamo che altri locali ad Alessandria, diciamo un po' più diversi, ci sono. Sì. Quello non c'è. Quella tipologia di offerta di esperienza, se uno vuol mangiare mangia, se uno vuol solo bere beve. Musica. Lì è un master. Devo scegliere un disgioco antico. Esatto. Buongiorno Andrea Taverna, Giorgio Repetto, Serena Tettoni, mamma. Maurizio Bensi. Buongiorno a tutti, buongiorno. Giorgio Repetto, ti saluto anche personalmente. E Andrea Taverna ha messo la manina per salutare. Buongiorno. Bravo Andrea. Chissà dov'è, perché lui è un uomo eclettico. Fa il weekend. Quando ha suo figlio non sta fermo un minuto. Vabbè, non so se vuole sfinire lui, che è il figlio che sfinisce lui o lui che sfinisce il figlio, però e se poi passa dalla cantinetta, mangia qualcosa, poi riparte in un tour la Cascinotta, che è sulla strada. Scusa, dove la fa vedere Ovidio e Masio. Le prime pagine dei giornali, Corriere della Sera. Eccolo. Buongiorno. Buongiorno Corriere. No, buongiorno Presidente. La stampa. Allora, gli amici non bisogna averne tanti, ma averli buoni. Sì. Silvio ha Vladi. Bravo. Vladi gli ha mandato gli auguri e una dose del suo antivirus, quello che ha testato sulla figlia. Quindi siamo fortemente d'accordo con Vladi. Vladi è un caro amico, persona che se fa una cosa la fa col cuore, o comunque ti colpisce al cuore. Ho i nervi se ti prende con il gas del vino. Poi voglio dire, da lui un tè c'è sempre. Lui no, il vino il tè non te lo nega mai, lo prendi nel tè. Difatti il tè non te lo nega mai, solo che se sei allergico comunque l'asintomatico Silvio sembra che stia combattendo fortemente il virus, il COVID. Che sembrava non avesse preso. Zangrillo giornalmente ci aggiorna della situazione e anche Zangrillo è anche un po', come dire, attento alle parole. Sì. L'ho visto proprio che era lì che diceva adesso cosa dico, no? E buon e bocchino.
dal non esiste il virus a asintomatico a combatte fortemente, lo ricoveriamo per lo viene curato con degli antivirali più blandi, perché lui ha una situazione fisica precedente abbastanza compromessa, per cui è uno dei pazienti pericolosi. Sì. Siamo a 1297 contagiati ieri, compresi guariti. Allora, io non riesco. Tu che sei già una cosa. Allora, nei contagiati ci sono 1297, il numero che dicono. Ci sono 8-9 morti che erano già stati contagiati nel passato dei malati. Ci sono 600 guariti che erano già stati contagiati dai malati. E poi ci sono i nuovi contagiati. Ma in quei 600 più i morti, i defunti. Non vengono calcolati due volte, cioè qua dobbiamo proprio continuare a dare dei numeri in eccedenza. Guarda, io su quello ho perso ogni speranza di capire qualcosa. I numeri ormai ognuno cavalca i propri. Leggevo ancora ieri sull'Istat, quindi voglio dire, immagino che non sia di parte. Se uno va sul sito dell'Istat e guarda i decessi del primo trimestre degli ultimi 3 anni, sì, quindi 18, 19 e 20, si vede come nel 20 sono diminuiti rispetto al 18 e al 19. Sì. Anche lì cosa significhi? Non lo so. Ho letto che queste statistiche dicono che per esempio incida in maniera importante la casistica dei deceduti sul lavoro e gli incidenti stradali. Ovviamente non è così, no, cioè non è un dato così, non automatico, così diciamo preciso, però a livello macro si parla che nel 2020, nei primi 3 mesi, sono decedute meno persone che nel 18 e 19. Poi da lì in poi uno può fare tutti i propri. Ma c'è arrivata una proposta che io sono subito, io accetto subito. Certo. Da Sergio Giordano, lui e Anna sono stati ripetutamente al GAD. Hanno proposto di fare una serata con tutti gli amici di The Double, mangiando bene. Sappiamo dov'è. E magari sentendo della musica adeguata. Allora, Sergio, ci avevamo pensato e sarà una delle... No, facciamo martedì sera, chi vuole venire intanto, già farlo intanto lo facciamo qui, poi lo rifacciamo all'interno. Possiamo anche farlo... Ci sarà un interno. Sì, perché io volevo organizzare proprio le serate nel mondo. Ma, tu subito, cioè... Non si sa. Allora diciamo, facciamo subito, perché non si sa che se c'era un impegno. Diciamo che proseguirà qualcosa, Dal 2 ottobre. Dal 2 ottobre. Stay tuned. Esatto, stay tuned. Cosa succederà? Allora Sergio, facciamo così, hai avuto l'idea, la prendiamo al volo. Oggi o domani lo diremo, gli amici di Double News che verranno da noi al Garden dei Due Buoi avranno una sorpresa. Ve lo diremo cheek to cheek. Quindi, Super sorpresa. Pensate, allora facciamo domani sì, sera, visto che è l'ultimo martedì della stagione estiva, poi per 2 ottobre chissà. Veniteci a trovare, facciamo una cosa. Allora, nel frattempo salutiamo anche Giova Rossi, buongiorno, arrivate prima oggi. Marietto, ti aspettiamo domani sera. Sì, dai, Marietto, vieni a guidare le ambulanze. Dovete venirci a trovare. Giova domani sera, serata Double News. Double Garden, Double Garden. Porta fuori anche tuo marito, se vuoi. Dai, tiralo. È andato la sera, al mattino poi vi alzate sempre a 4 alle 8. Stamattina sei in anticipo. Allora, Sergio. Patrizia Garrone, ti terremo informata. Patrizia Garrone, com'è andata? Stavo pensando di organizzare anche delle dirette video per gli amici che sono fuori, ma le organizzeremo. Non è facile. Serena Tettoni, dici com'è andata la giornata. Io era una giornata sul lago. Come è andata la tua giornata? Non ci hai detto come è andata, ma sicuramente bene, ma conoscendoti non ci sono problemi. Volevo anche ricordare
a Patrizia Garrone che anche se piove 2 ore, 3 ore, non è il caso di fare i filmati, far vedere le ciabatte che girano un attimo, sono venuto poi vuoi bel tempo, tu dici ragazzi, esatto. Intervenite, esatto. No, ma tu chiami, infatti io sono intervenuto e gli ho detto cosa mi dispiace che è uscito il sole, è uscito il sole, esatto. Cioè, ma ragazzi, basta chiamare Riccardo, sì, certo. No, ma da qualche ma sì, uno dei due, anche gli amici, anche tu, anch'io posso, sì, ormai sei congiunto, ormai questa facoltà sono congiunto a posto, i congiunti vanno bene. Allora, volevo fare una domanda a Mauro. Allora, per chi non lo conoscesse, imprenditore anche nella ristorazione e nell'hotelleria, ho letto parlare benissimo, ho sentito parlare benissimo dell'iniziativa della regione sugli incentivi alle permanenze, alle vacanze in regione. Sul voucher, ricordiamo, su 3 giorni di prenotamento, 2 erano pagati dalla regione, 1 a proprio carico. Purché si restasse all'interno del Piemonte. Ho letto che rispetto all'altro nazionale, che era complicatissimo, era più veloce e fruibile. Certamente, direi che io all'inizio, quando era uscito la notizia, sinceramente l'avevo presa con un po' di scetticismo. Devo dire che il nostro territorio è stato sicuramente beneficiato da questa iniziativa. Il Monferrato ha avuto tantissime visite dei 3 giorni, come dicevi giustamente tu, che vengono praticamente 2 su 3, sì, pagati dalla regione, e solo noi, che ovviamente del Monferrato siamo ai margini, la porta sì, siamo, però alla fine è chiaro che se uno può scegliere una struttura a Mirabello o sulle colline, magari preferisce andare lì. A Olivola magari, ma già nel nostro caso, Alessandrino, abbiamo avuto tanti clienti che si sono presentati col voucher. Quindi devo dire che questa è stata un'iniziativa sicuramente che ha trovato un riscontro. Ecco, il rimborso da parte della regione è un rimborso veloce o un rimborso? Allora, è un rimborso decisamente veloce, perché poi la regione si è diciamo utilizzato come braccio operativo dei consorzi turistici, e questi consorzi turistici praticamente con noi sono celerissimi, sono veramente appena uno presenta il voucher al rimborso. Quindi da questo punto di vista non ho visto criticità. Ecco, non c'è poi la burocrazia, se vuole, statale. Assolutamente. Devo dire che questo ha funzionato. Sta funzionando, tra l'altro, proprio perché ha funzionato, sì, e stava funzionando, è stato prorogato, sì, al 31-12. È chiaro che ovviamente è il periodo estivo quello, però secondo me ottobre dimentichiamoci che per tutto il Monferrato infatti stavo dicendo ottobre è un mese tutt'altro che trascurabile sulle colline del Monferrato, certo, i colori dell'autunno, le vendemmie, i miei amici dell'Albese dicevano che per loro tra fine ottobre e novembre gli amici dell'Albese che girano con la stagione del tubero magnum ovviamente quella è la stagione del tubero magnum e per loro ovviamente tubero magnum quest'anno ci sarà un'ulteriore novità che voi non sapete neanche. Ecco. Lo sappiamo noi. Allora via Balta. Adesso rimani tu qui a parlare. Visto che non ti senti congiunto con noi. Allora a parlare. Salutiamo anche Rosalba Cugnolo. Buongiorno Rosalba. Ti aspettiamo martedì sera se vuoi. Serena ha avuto la data spostata a domenica prossima, quindi ricordiamo. Ricorderemo anche. Sì, sì. Perché vi diamo un'anteprima. Serena domani sarà qui con noi. Oh, dai. Uno dei nostri congiunti più affezionati. Vedete.
perché abbiamo deciso di far venire un po' di congiunti. Proprio perché sono quelli che danno soddisfazione. Sono quelli che ricordiamo comunque i congiunti. Domani sera anche al Garden ci sarà il posto riservato per gli amici di Double News, quindi fatelo, bisogna prenotare però ragazzi, perché i posti sono solo 25, sono... alcuni sono già andati via, quindi sì, sono dei personaggetti domani sera, quindi sì. Va bene. Per dire. Allora iniziamo a parlare. Allora vorrei fare un piccolo accenno, ma proprio piccolissimo, su quelle due merde di picchiatori che si sono scagliate contro un ragazzino che, se solo lo guardi nella foto, in una foto qualsiasi, si sentiranno orgogliosi. Fanno foto da fenomeni. Speriamo che gli tengano. Speriamo che gliene diano un po' lì. Ho letto che forse gli daranno anche l'aggravante razziale, va benissimo. Ho detto anche l'aggravante dell'imbecillità, mettetegliela pure, tutto. Perché a quel punto ci sta tutto. Bene. Detto questo, e detto che ovviamente non possiamo che essere vicino alla famiglia in un momento tragico, sono contento che arrivano gli autovelox in città, perché ci mancavano, pensa che bello, davanti due buoi, una bella colonnina, ma lì non, ma magari prendo. Sai già i due sono buoi 30, sono 30. Magari già i due buoi davanti non... Di notte qualcuno che pensa che ci sia un circuito. Però voglio dire, pensa agli spalti, pensa a tutte le strade diciamo parallele agli spalti, se viaggiamo con gli autovelox. Un po' di calma la metti, perché ho visto ieri una Mercedes fa una curva proprio in uno spalto. Avevo avuto quattro ruote motrici, quello che volevi, però a quella velocità ci fosse stato un bambino in bicicletta. No, ogni tanto un disastro, una roba disastro fuori dal mondo. Ecco, tra l'altro voglio ricordare che non lo sapevamo, ma in centro ad Alessandria sabato sera c'è una discoteca ciclo aperto. Oh mamma mia, sono stato anch'io. Allora, ecco, parlando di serate, allora noi per il Garden dei Due Buoi abbiamo rispettato, e parlo di abbiamo perché eravamo tutti coinvolti, abbiamo rispettato delle regole che vengono date: 72 decibel di massimo, un orario di un termine della musica e tutte le attenzioni che devono essere fatte sulla pulizia, su quello, sull'allestimento. Allora, sabato sera, detta anche di... Io c'ero. Anch'io perché ci abito sopra. Ha detto anche di uno dei baristi della piazzetta. C'è stata tanta gente che non si era mai vista neanche nel Capodanno Alessandrino. No, molto di più che al Capodanno. E c'erano delle discoteche in piazza, dei bar che hanno fatto discoteche in piazza, a volumi che alle 2 di notte, se anche vi chiudevate in casa con la testa sotto il cuscino, vi vibrava il cuscino. Io devo dire che con un amico siamo scesi di casa perché a un certo punto, guardando un film, abbiamo detto: ma cosa sta succedendo? Cioè, cosa c'è? Cosa sta succedendo? Perché non si sentiva più il volume. In piazzetta della Lega, a mezzanotte e mezza, parlo per esperienza anch'io diretta, non ci si poteva parlare a 10 centimetri, 20 centimetri, no. Non ci si capiva. La musica era esattamente come in una normalissima discoteca. Ti dico che hanno chiuso con gli 883 alle 2 di notte, con tutte le parole che posso ripetere, perché le sentivo. Io devo dire che così non va bene. Così non va bene soprattutto perché se mascherine, non ce n'era uno. Ecco. Non ce n'era uno. No. Ci sono i filmati, se volete ci sono i filmati a testimoniare quello che stiamo dicendo. Non c'era nessuno che controllasse. Vi posso dire di più, sono persone che hanno chiamato, ai quali è stato risposto: purtroppo abbiamo tantissime emergenze, quando potremo verremo. Io non so se anche le forze dell'ordine, e con loro io sono vicinissimo a tutti i problemi che possono avere, ma si rendono conto che questa non è un'emergenza casuale. Cioè, fermare una situazione del genere, dove poi ti ritrovi, speriamo di no, io me lo auguro, un contagio locale che poi ti faccia chiudere delle situazioni. Non è solo locale, ho visto le immagini sul Corriere della Sera online, Roma e Milano, c'erano foto di piazze e assembramenti esattamente uguali ai nostri. Vedete che è stato un sabato, l'ultimo sabato prima delle scuole, prima delle cose,
è stato un sabato. No, io poi capisco, sono chiuse le discoteche, quindi. Ma allora, non fosse però una situazione in cui siamo, Riccardo, certo, era bello, obiettivamente. Sì, io poi sì, non sono. No, ma no. Era bello vedere Alessandria così, era bello vedere un fiume, un mare prevalentemente di ragazzi, ma anche no. Però diciamo prevalentemente di ragazzi, città vivissima, sembrava di essere in quelle città universitarie d'estate. Sì. È chiaro che però poi uno dice, vabbè, ma viviamo in un mondo purtroppo di regole, di decreti ministeriali, di controlli, di prescrizioni, mascherine, assembramenti e cose del genere. A quel punto uno dice, caspita, ma perché le regole non sono uguali per tutti? Esatto. Cioè, solo quello il concetto, quello che non è, non è il vedere una città viva. Ah, io sono felicissimo, no, anzi, certo, ce ne fossero tutte le sere così. Io non sono certo uno di quelli che per il rumore chiama i vigili, dico, no, vabbè, per una volta, ma il tema è l'equità nelle norme, certo, nel rispetto. Cioè, se no, poi secondo me per fare certe cose ci sono degli spazi che potrebbero essere deputati, certo, dove lo stanziamento potrebbe essere anche più facile, perché avevano deputato della cittadella per, sì, per fare un esempio, sì, no? Allora, campovolo, ecco, dove sono stati ammassati i tronchi, no? Ma di situazioni ce ne sono, c'è solo l'imbarazzo della scelta per dare grande spazio a tutti, in modo tale che vuoi divertirti, vuoi ballare a cielo aperto, a due metri da un altro, e fallo, per carità. No, ma a me è infastidito non tanto per il rumore quanto per la disparità di trattamento da chi vuole rispettare le regole e chi se ne frega. E no, perché ti senti sempre un po' il cretino di turno, no? Sì, quando, certo, quando rispetti le regole, quando stai attento, quando fai delle scelte di un certo tipo e poi vedi che per altri invece tutto questo non esiste. Sì, sì, voglio salutare Barbara Rizzi, che è arrivata con noi, è nata la nostra congiunta. Questa, sì. Domani sera, Barbara, sei arrivata adesso, domani sera serata Double News al Garden. Se tu e Massimo siete in giro, riuniamo i nostri ascoltatori più fedeli, i nostri congiunti. E Selena Bricco, buongiorno, hai visto i sottotitoli, perché avevamo della gente che non si contentava più dei gesti, allora. Sì, si è unita a noi anche la nostra signora del Monferrato. Buongiorno signora, buongiorno. E anche Ondina Cirio Benzi. Benvenuto. Salutiamo anche Gigi che ci sta guardando. Bravo. Una notizia, adesso esco dal nazionale e resto sempre sul locale. Ho letto che a Asti non si terrà una vita il palio per problemi, sì, di assembramento, sì, verrà in compenso mantenuto un grosso flusso a Asti con un prolungamento e un allargamento degli eventi della Due d'Oro. Ci saranno delle piazze dedicate a solo degustazioni diverse dell'acquisto, ci saranno più spazi più larghi, occuperanno più spazi per degustazioni miste. E questo forse sarebbe, e parliamo di Alessandria, una delle soluzioni da pensare. Per esempio, non si terrà aperto per cultura, questo weekend. Forse pensare un aperto per cultura spalmato su tutta la città e non solo sul centro città poteva essere un'idea. Comunque lo stanziamento diventa sempre un problema, se di volerlo. No, io dicevo di volerlo controllare oppure no. Potevi fare una roba, sì, studiata e pensata per tempo prima, all'interno della cittadella, dove, sì, dove sicuramente poteva diventare ai bordi tutti quelli, no, che volevano. Sì, ritorniamo al discorso di prima, però, sì, se ci focalizziamo sul tema del distanziamento per aperto o per cultura, non possiamo permettere un sabato sera come, sì, perché se no allora facciamo aperto per cultura, sì, cioè allora deve valere per tutti. Quello che dicevo io prima. Se no, diteci cosa ne pensate. Ecco.
Allora ci dice Selena Bricco, sì, anche Casale stanno facendo un'edizione diversa della Festa del Vino ed è abbastanza carino. Cioè, sì, si possono fare, sì, delle cose, certo, ben fatte. E secondo me anche si devono, perché sennò certo, trovare la declinazione giusta per continuare a fare delle feste che hanno una tradizione e che hanno un senso proprio portante del territorio devono essere fatte. Sì, anche perché altrimenti modificate, però devo dire che tutte le sere che non abbiamo accettato delle persone al Garden dei Due Buoi perché eravamo arrivati sold out, no, e ci è stato detto anche di passaggio, abbiamo investito per perizie, sì, di rumore, sì, di cioè, e sappiamo quello che abbiamo fatto, esatto, e non poco. Poi alla fine, quando vedi che poi vale tutto, vabbè, insomma, un pochettino ti rimane l'amaro in bocca, per dire, sì, poi dopo 5 minuti uno dice vabbè, però lì per lì uno sicuramente ci rimane male. Ecco, non... Parliamo invece del nazionale, il nostro ministro delle finanze è contentissimo, sembra che il PIL calerà solo del 10% quest'anno, e dato solo tra le virgolette, io sono sempre della mia idea che meno del 14% non faremo, ma questa è una mia idea, perché comunque l'autunno sarà duro e complicato. Al Forum Ambrosetti c'è stata la passerella di tutti i vari ministri, la Morgese che con gli imprenditori dice che bisogna cercare di fermare gli stranieri, con gli altri dice che bisogna smantellare i decreti di sicurezza, c'è stata la De Micheli che vabbè, sta in pietoso velo. Sì. No. Si sta preparando Tortellina, Tortellina di Michele, si sta preparando per il partito di Conte, siccome lei, sì, prima era con uno, faceva il portavoce di uno che dirigeva il PD, sì, poi non mi ricordo il nome, ma poi forse mi viene in mente, sì, poi era con Renzi, perché diceva che bravo come Renzi, sì, non c'è. Adesso è con Zingaretti, fino a ieri. Chi? Zingaretti. Chi? E adesso dice, ma Conte è proprio bravo, cioè, non cambia partito, ma... Si muove. Cavalca. Si cavalca l'onda. No, devo dire che... Perché ha avuto i complimenti negli ultimi giorni sulle grandi capacità di ricostruzione dell'Aquila, comunque di tutti i terremoti che sono stati in Centro Italia. Lei è stato anche il commissario straordinario, tanti risultati. Quindi li conosce le problematiche di Amatrice e C. Per averle risolte. Cosa? Le problematiche. Quali? Dove? Quando? Va bene. Allora, l'altra così. Criticità del weekend è che tutti hanno una strizza della malora nei confronti di Marius Primis, sì, Primus Interpares. Super Mario blandito e temuto resta lontano dal teatrino politico, però quando poi entrerà saranno infatti Conte sembra, sì, i retroscenisti dicono che abbia parlato alla festa del Fatto Quotidiano di un prolungamento del mandato di Mattarella, che ha subito alzato il dittino facendo sogno no, perché teme che una persona con uno standing più elevato della sua, ce ne sono tante, possa andare in un ruolo che potrebbe fargli ombra. Non lo so, probabilmente Conte sta facendo dei conti diversi e non li avete ancora capiti tutti, qualcosa che interessa solo sicuramente a lui. Tutti questi riposizionamenti di cui diceva Riccardo, per esempio della Tortellina o di tutti gli altri, probabilmente si vedranno ancora più enfatizzati se passerà il sì al referendum. Sapete che il 21 avremo anche votare per il referendum costituzionale di riduzione dei parlamentari, ovviamente riducendoli, togliendo alcune centinaia di posti nelle Camere ci sarà un posizionamento e sicuramente ci sarà la corsa a accaparrarsi i piaceri, le amicalità del leader. Ogni leader di partito avrà poi i suoi famigli da collocare, quindi quelli che più o meno saranno bravi saranno, ma non,
non ammanicati probabilmente saranno eliminati, e questo è uno degli, secondo noi, uno degli effetti di un referendum che sta diventando veramente, cioè, calato dall'alto, fatto veramente male. È proseguito peggio. Sì. Vorrei salutare Graziella Gazziero, Loredana Ferraresi, Fabrizio Piccinino, Marta Mazzocchi. Allora, visto che sono qua, secondo te la ripresa in questa seconda fase, terza, quarta, quinta, da dove dovrebbe partire per il mondo della ristorazione e del turismo? Ma allora, l'unica e la prima cosa, dobbiamo mettere un po' più di serenità e un po' più di ottimismo nel sistema, perché senza la serenità e l'ottimismo grossi movimenti di piacevolezza è complicato pensarli, cioè turismo e ristorazione viaggiano dietro a un piacere, non vanno a soddisfare un bisogno primario. Quindi alla fine è chiaro che tutto deve partire da lì. Fino a che uno pensa di fare una vacanza o di semplicemente di andare a cena fuori e ha dei timori diversi, cioè timori per la salute, timori, diventa un problema. Cioè, possiamo fare tutte le politiche di sviluppo del mondo, però lo vediamo quotidianamente. Turisti ce ne sono molto pochi, stranieri che vengono in Italia ce ne sono molto pochi, ovviamente rispetto a quello che c'era solo che l'anno scorso. Tutto questo può incentivare, puoi provare a defiscalizzare, incentivare, ma poi alla fine è il cliente, è l'essere umano che se non è tranquillo non si muove né a mangiare semplicemente una cena, né a fare una vacanza. Tu quindi un esempio in una discussione che abbiamo avuto, che per esempio alcuni vostri clienti abituali nel ristorante stanno facendo fatica a uscire. Sì. Sono preoccupato. No, la parola d'ordine è non mi sento tranquillo. E dietro al non mi sento tranquillo c'è tutto, ovviamente. Sì, certo. Uno ha voglia di spiegargli che uno è molto più tranquillo a venire a mangiare da noi o in un ristorante qualsivoglia che andare al sabato sera in piazzetta della Lega. Delle regole, sì. Esatto, nel senso a maggiori rischi. O sapere se suo figlio è andato o non è andato. A maggiori rischi di assembramento in piazzetta della Lega al sabato sera che al ristorante. Però con gli spazi, ma sì, ma alla fine uno prova, cioè cerca di muovere la parte razionale che c'è dentro ognuno di noi, però non basta, nel senso la parte razionale ragiona, però se uno ha niente un po' il dubbio e il pensiero, non va in vacanza, non fa il weekend, l'economia deve sentire in maniera certamente, anche perché non possiamo certo pensare che la nostra ripartenza come sistema paese possa derogare dai tutti i temi di cultura e turismo. Le città d'arte sono disastrate, sono in ginocchio perché la gente non si muove. E quindi, cioè, certo che bisogna ripartire dal turismo, però ci vuole un po' di ottimismo, e l'ottimismo è chiaro che non è che l'ottimismo lo compri al supermercato. Cosa più con le notizie che fanno girare? Bisogna crearlo, e mi sembra che siamo un po' lontanucci dal crearlo, anzi ogni giorno rischiamo di creare un po' di dubbio e un po' di scetticismo. In più. Saluto Giulia Lesco, si è messo in contatto con noi. Vorrei ricordare agli amici che si sono messi in contatto negli ultimi 5 minuti che domani sera, se siete in giro, se avete voglia di incontrarci al Garden dei Due Buoi, ultimo martedì della stagione estiva, e ci sarà la serata Double News organizzata stamattina, e tutti gli amici ci sono solo 25 posti, quindi sì, gli amici tutti quelli che ci verranno a trovare
ci sarà una sorpresa. Sorpresa come il caffè del fanciotto, l'unico caffè che ci fa tornare bambini. Tac! Sì, allora. Scusi. Prego. Scusi. Prego. Scusi. Ci arrivo. Mamma mia, questa è guardate, oh, mamma mia. Guardate la pelle da bambino. Oh, esatto. Grazie anche a. A Boido. Però hai comprato un nuovo coltello? No. Ah, sì, per farti sì. La barba, per farti la barba da uomo vero. Ho capito. Non è, stavo pensando al rasoio vecchia maniera. No, ho detto no, è troppo. E allora ho preso quei coltelli meravigliosi che ha. Io voglio anche tanti accessori per la cura della persona, per farsi la barba, creme dopo barba, schiume e tante cose di grande qualità. Vedete, chi se ne intende ha detto wow che pelle. Vedete, Patrizia, no. Patrizia. Grande Pat. Pat, number one. Non la vedi da vicino da tempo. Buongiorno anche a Fabrizio Delfino. Allora, caffè del panciotto è questo, quello che voi bevete solo esclusivamente al Mecchioni Caffè. Potete farlo anche macinare, portarlo a casa per un uso domestico e sicuramente la qualità è quella che voi vi aspettate il massimo. E rapidamente ancora volevo ricordare che i migliori negozi di articoli sportivi di Versailles sono quelli di Accosport. Consola Marmo ha due negozi, uno più moderno, uno più tecnico, ma comunque vi possono accontentare in tutte le vostre esigenze di una giornata sportiva all'aria aperta, comunque dedicata chiedo scusa ai proprietari di Arco Sport, ma stamattina fare Bolt non ce la faccio. Non ce l'hai fatta? No, lunedì non ce la faccio. Sì, pensavo che ha fatto vedere anche la pelle, solo la pelle il giovane, ma il resto è il disagio. Resica, concessionaria Volvo Lindenista nella provincia del Sardegna, sono a Spinetta Marengo. Hanno tutte le motorizzazioni elettrico, ibrido, motori endotermici, andate a trovarli, anche lì parlando di sicurezza, della gestione del cliente, ci sono rispettate tutti i protocolli, dovete trovare l'auto senza nessun rischio, accedere agli locali certificati, per cui, quando si va dai professionisti non ci si sbaglia mai. Ecco, quando voi scegliete la carne che dovete dare ai vostri clienti, dove andate? In piazza Marconi. Ecco. Andate a prendere la carne per bottega. Tutta la qualità che si può assaggiare in voi vostri la potete anche avere a casa vostra. Questa è anche la dimostrazione che se vuoi della qualità devi saperla scegliere, sì. E non stai a guardare, mi permetto di dire, che avreste potuto trovarla anche a meno, no? Da altre parti. Allora, uno, la qualità va bene, sì. E la ricerca della qualità è poi la spinta principale, certo. Ma poi, voglio dire, dare la rete di rapporti anche economici, territoriale, per me è importante. Cioè, tra spendere dico un euro in più e uscire dalla città, preferisco l'euro in più e stare in città e tra l'altro è un'opportunità di servizio, ma sì, nel senso creare un po' di economia circolare, territorio, non derogo, il territorio deve essere la bottega Carlo Piemontese è in piazza Marconi ad Alessandria, ecco. Questo lo ricordiamo. Adesso io vorrei dire che per fare tutto il meglio possibile, quindi tagliare la carne, avere una fettatrice giusta, eccetera, basta andare da Boido c'è. È inutile stare a dire. Comunque il telegrafo Boido, quindi se non siete comodi a passare tutti i giorni da San Lorenzo, scegliete e poi andate a prendere. Certo. Anche per la parte vini, esatto. Basta andare alla cantina di Fontanile. La cantina di Fontanile hanno tutti gli strumenti, anche loro dove li hanno presi, sempre da Boido. Perché no, giustamente quello che tu dicevi, la rete che c'è anche con Coscia Arredamenti. Esatto. Perché? Aspetta, Marino, quindi territorio. Scusa, con la cucina chic, che io e Marco Molaro stiamo studiando. Sì. Marco Molaro, ricordiamo, è lo chef del Giovoi, ma io e Marco stiamo studiando una nuova cucina chic, la chic ci ha chiesto per favore,
di interpretare la gigionagine e personalità, no? Esatto. Di interpretare in un modo moderno e innovativo la finalmente cucina. La cucina di Riccardo e Marco. Sì, ecco, sì, lui. Sì. Finalmente. L'aspettavamo tu, c'est moi. Ecco. C'est moi, sì. Sì, secondo me mancava. Sì, mancava. Mancava, vero. E Schicke ci ha chiesto, per favore, pensateci voi che siete uomini del Monferrato e non solo. Esatto. Pensateci voi. Meno male che ci avete pensato. Pensa se non ci avessero pensato. Ci saremmo fermati e due vuoi. Alla cucina del Monferrato. Marco Molaro le sue creazioni veramente eccezionali ai due vuoi. Pranzo veloce, se siete poi per lavoro, e la cena. Al ristorante gastronomico veramente gourmet, veramente di alto livello, andate con tutte le garanzie dato del caso, perché due buoi sappiamo che vengono rispettate rigorosamente. Per i vostri eventi e manifestazioni, beh, penso che The Double possa darvi la garanzia anche dell'organizzazione dell'evento. Sembrerebbe. Così come Giorgio Repetto vi garantisce un'assistenza in tutte le fasi. È rimasto l'ultimo lofter sotto il ponte, sì, quindi affrettatevi se lo volete. È un materasso abbastanza comodo. Sì, sì, sì. Ma adesso c'è anche la copertina. Tutto. Per avere questo lofter 347 45 15 17 6 oppure cose un pochino più importanti le potete sicuramente trovare sempre chiamandolo. Ancora rapidamente, fuori città, dove si va a passare una giornata, un pranzo, una cena divertente? All'agriturismo La Cascinotta, Oviglio, tra Oviglio e Felizzano, diciamo davanti. Perché e volendo puoi anche dormire. Ci sono tre stanze per dormire. C'è davanti al castello di Redabue, per chi fosse pratico, comunque si vede nella curva. E lì davanti si mangia anche molto bene, è una cucina locale. Piemontese rivisitata con delle esperienze interessanti, e direi che ne vale la pena andarle a trovare. Vorrei salutare un attimo Giulia Mangiarotti, Angela Massone e Patrizia Rossi. Benvenuti tutti, vi ricordiamo che se avete delle esigenze per la dichiarazione dei redditi ISEE e quant'altro potete andare al capo della CIE, via San Valore Alessandria, in piazza Ceriano, oppure nei principali comuni della provincia di Alessandria, un servizio che è sicuramente all'altezza di tutto quello che vi può servire, come all'altezza è sicuramente la qualità del prodotto di Cerno, videoproduzione, computer grafica 3D, fotografia, il miglior produttore della città, non si può esimere dall'andarlo a trovare. Avete l'azienda da presentare, avete una festa o qualcosa da celebrare, beh, lui vi fa dei filmati che sono nasciccheria, come si dice, si può dire. Bene. Io volevo ricordare una cosa, parlando del Garden dei Due Buoi, che domani sera sarà una serata dedicata a Double News, già lo celebreremo e vi invitiamo tutti. Giovedì, però lo anticipiamo già, sì, ci sarà una serata, io la definisco top, ma perché c'è un'idea importante dietro, è a Perry Smoke Experience, per tutti gli amanti del sigaro. Desidero che sia quello cubano, che sia quello dominicano, lungo, corto, leggero, pesante, comunque l'aroma del sigaro, ci sarà la possibilità, visto che siamo all'aperto e ancora per questa volta saremo all'aperto, di gustare un menù speciale, dei liquori speciali che accompagneranno, dolci speciali che accompagneranno, e ben 9 sigari a scelta da degustare nel menù di quella serata. Caffè del Fanciotto, l'unico caffè che ci fa tornare bambini. Tac! Quando ce lo portano. Ma ora direi che è forse un evento speciale. Sì, diciamo che anche qui noi cerchiamo sempre di trovare qualcosa di un po' diverso, un po' sfizioso, ma l'abbinamento cibo, liquore e sigaro di qualità è sempre ovviamente per gli appassionati fumatori e anche magari per i neofiti, però è sempre un'esperienza che va al di là della semplice fumata di sigaro. Noi ci siamo fatti venire quest'idea. Siamo pronti. Abbiamo un partner importante, perché il numero uno in Alessandria è tra i principali. In Italia, che è la tabaccheria di Sergio Tosi,
e lui ovviamente con la sua capacità, la sua esperienza ci accompagnerà nella parte sigari, e noi con la solita energia di sempre abbiamo cercato di fare una cucina, esatto, fare una cucina legata al sigaro e alle affumicatore col sigaro, e ad abbinare dei liquori. Quindi ha già delle novità, perché parla di affumicatura che ci sono, nel senso, è lo studio. Cioè, gli è scappata questa. È scappata. Va bene, ragazzi, se avete degli amici che amano il sigaro e amano la buona cucina, giovedì ci sono tre diversi paesi di provenienza dei sigari, che sono Repubblica Dominicana, Nicaragua e Cuba, e per ognuno di loro ci sono tre modi di fumare: una fumata corta, una fumata media e una fumata lunga. A questo viene abbinato, grazie alla bravura e alla conoscenza di Davis Castello e di Niccolò Malfatto e dei cocktail o dei distillati liquori, perché poi si parla sempre dei soliti, ma magari qualche abbinamento è molto sfizioso, qualche dito sarà, esatto, possibile farlo. Comunque, gli appassionati di sigari potranno fumare un sigaro particolare e bere e mangiare un piatto o quello che desiderano, con la musica e l'ambiente creato dal... È la musica, il problema sarà la musica, vero Riccardo? Ma è adatta. Ah, ok. Abbiamo trovato dei... Credo che si aprirà con Smoke in Your Eyes. E poi di fantasia. È perché la fumicatura invece è una novità. Ma roba da mangiare, sono congiunti, ma poi... Vuoi parlare di spot? Direi che potrebbe... Allora, caffè del fanciotto, l'unico caffè che arriva quando arriva, se arriva. Allora, devo dire che più a morte di così è stata una bella domenica motoristica, sì, però devo dire che dopo aver visto la debacle totale delle Ferrari, dove a uno gli sono mancati i freni ed è andata bene che non era a 300 all'ora da qualche parte, comunque era in fondo al rettilineo, quindi se non era velocità, stava già rallentando. Per fortuna le barriere che avevano messo, siccome servivano come chicane, erano di polistirolo e non erano di cemento, perché è vero che il nucleo della macchina è in carbonio, quindi non si rompe, però la botte è sempre la botte. Il giovane Leclerc si è ritrovato in un momento in cui, grazie ai cambi di gomme, di cose, safety car entrate, era in una posizione vantaggiosa, e ha sperato di fare un piccolo miracolo, e ha tenuto il piede giù, dove negli altri anni, tenendo il piede giù sulla parabolica, riusciva ad uscire, e lì invece è uscito di lato, sì, a 230 all'ora. Cioè, tra l'altro, voglio dire, questi piloti sono veramente dei super sportivi, perché chiunque di noi, pur con la macchina che abbia tenuto, eccetera, becchi una botta del genere. Vabbè, sono anche. Fisicamente è uno. Quindi, poi dopo tutta questa confusione si riparte e va a vincere quello che non pensi mai, cioè il brutto anatroccolo. Con una macchina italiana. Ecco la Greta. Oh, buongiorno. Greta, più che altro? Grazie. Avevamo bisogno e piacere di averti qui con noi. Grazie. Perché ci è giunta voce che vuoi collaborare in modo stretto con ZW e noi siamo contenti. Ma soprattutto, cosa mangiamo oggi a pranzo? Allora, un buonissimo salmone marinato con yogurt e zucchine.
Abbinamento. Mannaggia. Questo è un super piatto. Fresco, leggero. Leggero, rapido. Ricordiamo che questo è il piatto di Greta, perché quando i signori vengono qui e ordinano magari le cose, datemi i piatti. Oggi è Greta. Oggi è Greta. Non la vedete dietro. No, perché a volte ci dicono, ma quella con la maschera di oggi, chi era? Sì, perché mi conoscono. Mi conoscono, ma con la mascherina. Quindi quando vengono a chiedere le cose. Dalla mezza? Sì, anche, però anche le 12 spaccate. Anche le 12 spaccate. Grazie. Ecco. Grazie. Ciao. Sì, perché è capitato l'altro giorno che le signore non si ricordassero qual era il piatto di chi? Vabbè, di chi? Mi ricordo se era Greta, Ilaria. Gaia. Allora, anche Due Buoi ha un bistrò al mezzogiorno, no? Sì. Abbiamo una serie di piatti più veloci, più semplici, meno elaborati, ma sempre ovviamente con una qualità e un po' di ricercatezza che non guasta neanche a pranzo, però chi ha necessità di fare un pranzo veloce, anche un solo piatto, ha la possibilità di venire, di stare in un ambiente tranquillo e fare una pausa pranzo di qualità risparmiosa in termini sia di tempo e anche di denaro, di spesa. Allora, a mezzogiorno è difficile che uno abbia la tranquillità di lasciarsi deliziare da certi piatti. Mentre la sera, beh, ovviamente il menù gourmet dei Due Buoi è certo. Top, diciamo che è un'esperienza che secondo me poi il resto è gusto, ognuno può dire e possiamo discutere mille volte se uno preferisce un tipo di cucina o un altro, però secondo me è un'esperienza che uno deve provare, dopodiché poi si parla, può dire mi piace, non mi piace, però è un'esperienza anche qui un po' diversa, che per Alessandria è diversa, un po' di diversità, nel senso serve. Salutiamo anche Pierangelo Corino. Ci fa piacere che Giova Rossi abbia detto bravo Sergio. Sì. Allora, ritornando un attimo a Monza, perché abbiamo fatto gara 1 e gara 2, in gara 1 quel Pirla di Hamilton andava come una saetta, in gara 2 si è sbagliato, è entrato nel box perché non poteva. Molto della colpa secondo me è del muretto che non gli ha detto fermo, non entrare, gli ha detto lui ha detto ho visto una roba che mi sembrava che di là non gli ha risposto, e quindi lui tra scegliere se rimanere in pista entrare ha scelto di entrare con la coda dell'occhio, l'ha visto anche Giovinazzi e si è infilato perché l'aveva già doppiato nel frattempo. Così, no, ma aveva solo un motore Ferrari, per dire. E chi vince? Vince veramente Bruto Anatroccolo, perché vince Gasly, che era stato messo in seconda linea dalla Red Bull, perché dice ma non vai tanto bene, prendiamo un altro e tu passa nella nostra seconda scuderia. E la seconda scuderia è di Faenza, è la vecchia Dallara Minardi. Quindi con una macchina italiana, una macchina praticamente italiana, con un motore Honda e con il successo con il successo incredibile. Secondo, l'unico che è andato forte sia in gara 1 che in gara 2, perché anche un'altra cosa è questo cambio di aver bloccato le mappature, cioè tu scegli una mappatura che può essere funzionale, e l'ha dimostrato Bottas, che non riusciva a superare quel davanti, perché è funzionale se sei il primo e se vai via, allora lì poi arrivi. Scusate, e gli altri vi devono dare strada, ti devono dare strada, no? Perché mi stai bloccando e quindi loro sono costretti a darti strada. E quindi li ripassi facile. Un conto se li devi superare. E Bottas non è andato da nessuna parte. Si è ingolfato lì in mezzo. Dopo la, come dire, invece Sainz è andato forte
nella prima gara e ho fatto la seconda. È arrivato secondo, se c'era ancora un giro, secondo me superava Gasly, e quindi abbiamo un altro pilota forte in arrivo alla Ferrari, nonché il duo attuale. Certo è che Sainz si sta facendo delle domande e dare delle risposte non è facile. Complicato. Vorrei dire che brutto gesto di Djokovic, che però non l'ha fatto apposta, ha buttato via una pallina, stizzito dalla decisione del giudice arbitro, e ha colpito alla gola una racchetta palla. Giudice di linea, e questo insomma. E forse l'unico modo per fermarlo, non so per ragazzi. Sì. Quindi il regolamento lo dice chiaro, quindi squalificato, ha dovuto lasciare il campo. Non voglio parlare di quanto è forte il toro, perché è riuscito l'altro giorno. Ho visto che avete un bel attaccante, sì. Detto Paracano. Perché è entrato poi Immobile e si vedeva davanti. No, scusi. Sì. Lei sta forse parlando del Gallo Belotti nazionale. Esatto. Lei non è pronto. Non sono pronto, ma ho visto. Hanno dato una votazione altissima per il sacrificio che ha fatto di rientrare. Sì, perché davanti non la vedeva. Sentivo i commenti dei giornalisti che parlavano, che comunque ci chiedevano perché Belotti non si muovesse. In effetti, guardandolo, l'avevano piantato in mezzo campo, ma lui non è colpa sua, l'ha piantato lì, l'ha piantato dall'altra parte. Vabbè, parliamo dell'Inter allora, che ci dà tante soddisfazioni. Non so, l'Inter non paga gli stipendi, quindi... Allora, Messi... Sono messi i denti. Messi poi. Sono messi i denti. Sì. Ormai. Voglio salutare anche Paolo Maffeo, che ricordiamo che le 8:26 purtroppo il programma sta per finire. Sì, sta per finire. Okay. Ma prima di finire vorrei fare un grande augurio alla ministra Azzolini per l'inizio delle scuole a Bolzano e zone limitrofe, dove sicuramente perché andrà tutto bene, sarà tutto magnifico, banchi ci sono. Hanno dovuto fare poche richieste. Quelle zone, sì. Aspettiamo l'apertura del 14 o addirittura del... No, io ho letto una categoria su Repubblica, mi sembra, questa mattina, che mancano i banchi, non sono ancora arrivati i banchi. Ma scusa, Alcuri, che è un fenomeno. Ferma. Non poteva andare all'esercito anche nelle altre scuole. La Michelin a me l'ha dato. Ma con le gomme, per le gomme. Per le gomme, sì, sto facendo i test delle nuove... Da masticare. No, le gomme dei banchi con le rotelle, abbiamo cambiato le gomme perché quelle erano per le curve cinesi, e quindi allora abbiamo messo perché la ricreazione diventerà un enorme gran premio. Sì. Lo sai anche tu, che c'è il percorso certo. Una domanda capziosa, sì. I banchi aspetta, segnalo Riccardo, che abbiamo imparato un termine capziosa. Nuovo capziosa aspetta segna ci dà anche la spiegazione di cosa vuol dire un po' maliziosa. Che richiedo una risposta da voi. Sì. Banchi quelli mono quelli cinesi, no? Quello di un pezzo unico. Sì. Se uno è mancino, come fa? E non può essere mancino. Ah, non può essere mancino. No, non è previsto. Non è previsto, Flaminio. Non può né appoggiare il braccio né scrivere. Non è previsto, come non è previsto il disegno tecnico, i fogli grandi. Ah, no. Ormai fanno tutto sul computer. Tutto sul computer. I licei artistici sono famosi per non fare disegni. Non fanno disegni. E fare sul computer. E quindi il banchetto piccolo è perfetto così. Basta. Il laboratorio. Non esiste più. Fai delle simulazioni di laboratorio. Vabbè, ragazzi, sono le 8:30. Innanzitutto voglio ricordarvi che domani sera la Peresuni sarà dedicato a delle news, ci autocelebriamo, tutti gli amici che sono all'ascolto, che si affretteranno a prenotare, potranno venire da noi. Ci farà piacere avervi numerosissimi, ci sarà una sorpresa per voi.
Ricordiamo comunque di venire, perché è l'evento, come sempre martedì è the place to be. Ringraziamo Mauro Mori che sei stato con noi. Grazie a voi, grazie a voi come al solito, è sempre un divertimento e un piacere. Da congiunti, ma sì, ma sì. E ricordiamo, domattina alle 7.30 saremo nuovamente qui, belli come il sole, ci sarà domani Serena Tettoni, quindi saremo belli come il sole sicuramente, perché sì, c'è una presenza femminile. Ma è come sempre, speriamo che sia interessante. Non c'è dubbio. Bene, e vi ricordiamo che ricco è ricco. Il turista non vuol pensieri, e se ha il bonus della regione ancora meglio. È ancora meglio. E fate l'amore un giorno sì, un giorno no, se volete fare un bambino. A domani. Ciao.